L'analisi del voto delle elezioni amministrative, soprattutto i risultati delle grandi città, Milano e Napoli in primis, ma non dimentichiamo Crotone, danno la misura di come l'elettorato in grande misura si sia ribellato ad un sistema di condizionamento del voto, il sistema berlusconistico o berlusconiano, che dir si voglia, che comunque nel definire così non intendiamo attribuire alla persona di Silvio Berlusconi, ma alla metodologia attualmente utilizzata dal gruppo di potere che fa capo a Silvio Berlusconi attraverso un uso incessante dei media, attraverso la creazione di problemi fittizi e la costante riproposizione di queste problematiche in qualunque momento e in qualunque sede. Non dimentichiamo lo stupore del presidente Obama quando è stato messo al corrente delle difficoltà del presidente Berlusconi, attaccato da quella frangia di magistratura che lui definisce comunista. Il popolo a un certo punto si è stancato, ma si è stancato da quando è iniziato il calvario veicolato da tutta una stampa di regime che ha portato ad attacchi contro questo o contro quello. Berlusconi ha pilotato e veicolato attacchi e ne ha subiti altrettanti, e questo scialo di triti fatti ha portato l'elettorato ad un momento di forte rigetto. Si parla sempre dell'attuazione delle riforme, che non vengono mai attuate, perché l'interesse del paese è stato monopolizzato da prima per vicende quali la casa di Monte Carlo del cognato di Giancarlo Fini o dello stesso Fini nascosto sotto il nome del cognato, e poi delle vicende di Rubbi, e poi di altre amenità scandalistiche o parascandalistiche, e poi ancora interessenze della magistratura nell'opera del governo, e poi ancora della necessità di operare per contrastare la magistratura asseritamente definita da Berlusconi comunista e quindi sovversiva, artefice di una battaglia ad personam contro di lui. Il popolo ha detto basta. Dove sono le riforme? Quando verranno fatte? Le uniche riforme verso le quali Berlusconi e questo sistema guidato da Berlusconi è stato incentivato e si è attivato e le ha in qualche maniera portato avanti e tentato di realizzare, sono state quelle che interessavano alla Lega. Il popolo ha detto basta anche al prepotente modo di gestione della Lega, autoritario, duro, senza riguardi, soprattutto per gran parte delle altre aree geografiche diverse da quelle del Nord-Est. L'ultima boutade, perché di una boutade grossissima e colossale si è trattata nel tentativo di distogliere l'attenzione dai veri problemi del paese, è stata proprio quella, e rimane, del presunto spostamento dei ministeri o dei dipartimenti da Roma a Milano. E questo la dice lunga, perché la sconfitta che più brucia al centrodestra non è tanto quella di Napoli, ma semmai quella di Milano. Perché Milano è territorio della Lega, Milano è territorio del Popolo della Libertà, Milano è il collegio elettorale di Silvio Berlusconi, Milano ha detto basta, essa prima fra tutte a questo sistema inondando di voti Pisapia, che sarà stato chiamato fautore di una zingaropoli, che sarà stato accusato di costruire moschee, che sarà stato accusato di aver avuto un precedente penale, ma che evidentemente si è dimostrato più vicino e sensibile ai bisogni dei poveri, dei ceti meno abbienti, più vicino e sensibile verso l'attuazione di quelle riforme in chiave di Stato sociale che non i presunti burocrati e manager figli del berlusconismo. Noi dobbiamo prendere atto di questo. Per quanto riguarda Napoli, Napoli veniva fuori da un'amministrazione di centrosinistra, Napoli veniva fuori da una amministrazione tenuta in piedi, e non si capisce come, perché se realmente lo Stato, Berlusconi e Maroni, avessero utilizzato per tutta Italia
gli stessi sistemi e le stesse misure preventive, repressive, special preventive e special repressive, Napoli avrebbe dovuto essere sciolta per pericolo di infiltrazione camorristica, se non mafiosa nel lato generale, da moltissimo tempo, e non lo è stata. Viceversa, nella piana di Gioia Tauro si sono utilizzati misure pesantissime, durissime, spietate, a un certo punto su 10 amministrazioni dell'Interland della piana di Gioia Tauro, una sola era retta da una amministrazione politicamente e democraticamente eletta, che era Palmi, un'altra era Polistena, tutto il resto, tutto il comprensorio era stato sciolto per pericolo di infiltrazione mafiosa, e si parlava di Gioia Tauro, si parlava di Taurianova, si parlava di San Ferdinando, si parlava di Rosarno e si parlava di altri paesi nell'interland del regino. Napoli, dove la spazzatura sommergeva le case, Napoli dove i consiglieri comunali, gli assessori più o meno legami con la camorra si presume ne avessero, non è stata toccata nonostante quella grande emergenza davanti alla quale intervenne l'esercito, la protezione civile, fu costruito un termovalorizzatore e quant'altro. E quella era un'amministrazione di sinistra, all'epoca anche con una regione di sinistra guidata dal presidente Bassolino, al quale nell'ultima tornata delle regionali si sostituì un'amministrazione di centrodestra con il presidente Caldoro. Oggi prosegue e anzi si sposta ancora più a sinistra, perché Italia dei Valori, per la sua attuale posizione di intransigenza e di durezza, si pone, se vogliamo, in una posizione più di sinistra, più a sinistra rispetto al PD, che ovunque in Italia è apparso in colore. Pertanto, se Berlusconi non ha motivo di gioire, di sorridere, in quanto è stato sonoramente sconfitto anche a Crotone, dove era sceso personalmente per sponsorizzare Dorina Bianchi, il PD e Bersani non è che abbiano e debbano avere grande motivo di gioire, perché non è stata una vittoria interamente loro, o in qualche caso assolutamente non è una loro vittoria, semmai una vittoria di De Magistris e non tanto del PD. E con questo si giunge al dato della Calabria, che se vogliamo, per quanto riguarda le elezioni provinciali, è stata conseguenziale. Ad una amministrazione regionale guidata dal centrodestra e dal Popolo della Libertà con il governatore Scopelliti, hanno affiancato colui che fu il braccio destro di Scopelliti, suo successore come sindaco di Reggio Calabria, facendolo diventare presidente della provincia, in nome di una consecutio politica, amministrazione regionale di destra, centrodestra, amministrazione provinciale di centrodestra, non ci sarebbero soverchi motivi per far sì che ostacoli politici potessero rallentare o potrebbero rallentare le istanze di crescita che provengono dalla provincia reggina, la cui economia registra oggi un elettroencefalogramma piatto. Venendo ai comuni e segnatamente a Taurianova, la vittoria di Domenico Romeo lo ha riportato in quella sede municipale dalla quale uscì non tanto per essere, ad onor del vero, colluso con o comunque dico per subire il pericolo di collusioni o di infiltrazioni mafiose, ma perché la sua maggioranza, per ragioni ritengo diverse dalle infiltrazioni mafiose, lo aveva sfiduciato. E lì commissione d'accesso, mano dura, commissariamento, 3 anni di commissariamento, ma di altro nulla era successo, prova ne sia che con schieramenti diversi e diversificati tutti i protagonisti di quella vicenda elettorale del 2007 sono ritornati nuovamente in campo, divisi in 4 fazioni più una quinta rappresentata da Rifondazione Comunista, unica forza superstite del centro-sinistra. Alla fine il ballottaggio ha decretato la sua vittoria e ha consentito al gruppo sostanzialmente incentrato intorno a una componente di origine UDC di riprendere la guida del paese.
tutto questo con gli auguri di buon lavoro, perché è necessario che Terranova superi le fasi emergenziali che ha vissuto e ritorni a guardare al futuro. Ma ci vorrà programmazione, lungimiranza, coraggio, apertura e soprattutto fiducia. Fiducia verso la città, fiducia verso i suoi elettori e da parte degli elettori fiducia verso gli amministratori. Così si potrà riprendere un cammino di crescita. Ci auguriamo che l'informazione che ProDoTV ha prodotto in questa campagna elettorale, incentrata al massimo distacco e alla massima obiettività, abbia potuto fruire qualche spunto di lavoro, qualche idea, qualche seme buono che è stato sparso attraverso l'etere, attraverso il web, figuratamente nella terra. Facciamolo sì che germogli. E questo è l'augurio di ProDoTV ai nuovi amministratori, ovunque essi siano, ma soprattutto è l'accorato appello degli italiani che anche ProDoTV ha recepito affinché si cambino le regole del gioco a livello nazionale. Il voto di oggi deve essere la spinta affinché si crei un momento nuovo di confronto politico, ma per fare questo occorre riformare il sistema elettorale.